Allora, su questo mi preoccupa moltissimo questa abitudine che c'è oggi, di cui ho accennato, di mettere insieme calorie e gusto, nutrienti e basilico. Ora già il nome è basilico, Basileus, è l'aroma re di tutti gli altri aromi, è l'aroma per cui i greci dedicavano attenzioni e pratiche straordinarie. Nutrienti, siamo un bacino. Voi mangiate dei nutrienti? Io no, la mattina a colazione mangio degli amici o delle arighe. No, scusate, avete visto però che bravo Alex Revelli, devo dire, che ha sostituito, no, degli amici, ha sostituito finalmente Beppe, perché Beppe è un amico, ti voglio. Mi dissocio da tutto quello che dice. Ha detto, Beppe ha avuto una funzione straordinaria, poi Beppe poteva dire tutto e il contrario di tutto, mi faceva lezione in questo master, poi usciva con gli studenti e perdeva a carcere le macchinette che danno le Coca-Cola. Insomma, Beppe è questo. Non diceva male delle multinazionali, ma diceva male delle mamme che davano le merendine delle multinazionali. Insomma, va bene, Beppe era questo. Ma Beppe, 6 mesi fa, in un'importante cena latina organizzata anche con la presenza dell'Accademia Italiana, ebbe a dire ai signori di Arezzo, provincia e altri, basta con Beppe De Grazia. Ha fatto il suo tempo. Ora è il tempo di Alex Revelli. Ma non mi dissocio, eh! Cosa intendo dire, glielo ho detto più volte a Beppe. Beppe ha scritto un libro bello, è il primo libro che ha scritto sulla cucina, che si assomiglia come gesto, come scrittura all'Artusi, il grande classico della cucina italiana. Perché è bello quel libro? Perché non c'è solo la ricetta, ci sono racconti. Volete sapere cosa dice del Bagnolo? E mi vanno, attenzione, che non è vero che il babbo fosse un contadino, come non è vero che i suoi nonni fossero contadini. Non ci credo, ma non credo niente a questa gente della televisione. E la Mancini, Tavi, Rocchi, Giuseppina e Cecconi Paolo. Sanno e Sant'Anastasio. Sante? Fattoria Mancini. Io che vuole tutto il mio lavoro. C'è un modo di raccontare la cucina, anche nella tradizione occidentale la cucina si è legata ai grandi simboli religiosi, ma legata anche alla commedia. Commedia significa cucina. Se voi andate a vedere una farsa, è come se fate una farcia, vedete le parole, una farcia delle lasagne al pomodoro. La cucina va presa col sorriso, va presa. Ora questi ci spaventano. È un momento gioioso. E allora lo sapete cosa diceva quel grande scrittore italiano che Sciascia? A proposito della Sicilia, vi comunico anche che in Sicilia viene rifatto il master che per 5-6 anni ho fatto ad Arezzo. Per invidia di quelli di Siena gli hanno tolto alcuni finanziamenti, lo dico io come mia mamma. Aveva fatto questo master che devo dire ha forgiato poi ogni anno una 20-25 persone che lavorano adesso, ne parlavamo prima con lei, nel mondo dell'enogastronomia ai massimi livelli, chi è responsabile comunicazione di grandi aziende di vini, chi lavora nel settore dei formaggi, tutta gente che è stata forgiata al master che ha ideato il professore quando gli davano del pazzo, e che succede? Ha avuto così successo, ma è nato al Polo Universitario Aretino e non alla sede di Siena, dove ci stanno quelli, capito tutti, eh? Che è successo? Che mano a mano hanno fatto di tutto per togliere alcuni elementi, qui dopo ne prendo la responsabilità di queste cose, così almeno questa
per togliere degli elementi di finanziamento o di rette troppo alte volute dall'università, quindi per fare in maniera che poi fosse difficile portare avanti questo progetto, che però la realtà della provincia di Arezzo ha formato un sacco di gente, non a caso, e lo dico con cognizione, oggi noi nella provincia di Arezzo, perché siamo piccoli come superficie, abbiamo molti esperti, gente che lavora in giro, gente che lavora in televisione, abbiamo i cuochi che a livello comunicativo, Paolo Giuseppe, sono a New York, cioè c'è un insieme di persone, ve lo posso confermare, che solamente 15 anni fa non esisteva. Un motivo ci sarà stato, perché probabilmente perché un matto di Piave Santo Stefano, con grande stima, che vedeva la cultura come cibo, ha instradato un insieme di persone noi e ci ha fatto seguire una traccia. Anche non sapevano come esprimere questa. Come raccontarlo, che era tutta la comunicazione. E ora l'hanno chiamato, come diceva prima, a fare un master che non è l'università di Siena, in Sicilia, a Palermo, delle università storiche più importanti che c'è, perché Palermo e la Sicilia ha forgiato tanti cervelli. Prugnolo, prima di fare la sagra del Prugnolo qua a Piave Santo Stefano, in televisione del Prugnolo i cuochi lo portavano pochissimo. Nel campanile italiano, la rubrica da prova, poi facciamo il venerdì, le ultime quattro puntate abbiamo avuto da Galeata, a parte Galeata che è qua vicino, ma abbiamo avuto da Guerra in Chianti, abbiamo avuto gente addirittura dal Friuli, un altro dalla Lombardia e un altro dal Sud Italia, tutti avevano dietro i Prugnoli, perché era una cosa che nessuno, quindi io fra me e te dicevo, ma guarda, questi l'hanno fatto, quando nessuno, il Prugnolo era considerato solo per addetti ai lavori, io quelli di particolare conoscenza, oggi te lo porto all'intimo e lo dico, vuol dire che i loro ristoranti, quando propongono quella cosa, è un'eccellenza che funziona, perché l'oste o il cuoco lo fa solo perché funziona commercialmente, sbaglio. E il Bigazzi, a proposito, che ero rimasto lì, che diceva Bigazzi del Prugnolo? Il Mimato arrivava in casa con questo cesto di Prugnolo e ci faceva chiudere tutte le finestre perché quel profumo non se ne andasse. Questo è il gesto della cucina, è un gesto che fa profumare anche quello, poi i Prugnoli sono profumati, ma l'acqua cotta che ho sentito raccontare a Valdi, buona l'acqua cotta di una. Ma che dice, cotta, scusa, che dice questa donna, l'acqua cotta è acqua, pane. Ma legato alla transumanza. Sì, ma legato alla miseria. Alla poche cose, però questa donna diceva mettevo l'acqua nella padella, poi un pochino di lardo e poi il pane e ci mettevo l'acqua sopra e poi ci mettevo un bel coperchio sopra l'insalata che era perché non se ne andasse il profumo. Ma profumo di che? Il profumo era costruito da quel cesto. Non dalle robe, dalla roba del gesto del popolo. Cosa significa che uno ti arriva lì e ti fa delle crepe Suzette in vista? Cioè sto cucinando per te. Allora quel flambé è flambé. Io vorrei lasciare un'idea in fondo citando appunto siciliano. Ciascia. Per garantire a tutti questo piacere del cibo. Sciascia diceva, dopo aver visto amici e parenti sottoposti a diete, penso sempre più fortemente che coloro che propongono le diete, compreso quelli che lo fanno in televisione, debbano essere trattati come loro, come coloro che spacciano la droga. Io sono